Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi è un nuovissimo video. Oggi è una giornata speciale perché sto girando il mio primissimo video Ask. Vi ho sempre risposto in questi anni sia su YouTube che su Instagram alle varie domande che mi fate. Io non ho alcun problema a rispondere alle domande, anzi, mi piace tantissimo, quindi l'ho sempre fatto, però mi sono detta che sarebbe stato carino fare un video dedicato alle vostre domande più frequenti e vi ho anche chiesto su Instagram di farmi appunto delle domande perché poi avrei risposto in questo video ask. E quindi sì, se vi va di seguirmi su Instagram, seguitemi, mi chiamo sempre Lemon di Cherie e così rimaniamo sempre più in contatto. Adesso un attimino sto andando su Instagram per vedere le domande che mi avete fatto, così se non mi sono segnata qualcosa la dico. Ok, sì, sono sempre le stesse. Volevo un attimino fare una piccola parentesi perché mi ha risposto questa ragazza che io seguo tantissimo, sia su Instagram che su YouTube, si chiama Francesca Milazzi. Io vi consiglio di andarla a vedere perché è una makeup artist, mamma mia, eccezionale, è proprio una bella persona, sia esteticamente che secondo me interiormente, per quello che ho potuto conoscerla, quindi io vi lascio tutti i suoi link se vi va nell'info box. E tesoro, se stai guardando questo video, ti mando un bacione enorme e so che non c'entra niente col video, ma avevo voglia di dirvelo perché mi sentivo particolarmente addolcita dalle belle parole che mi ha detto. E quindi adesso partiamo con il video. Mi sono scritta qui tutte le domandine che mi avete fatto e la prima domanda, quella che più ho riscontrato ultimamente sotto i commenti, sotto i video, sotto qualsiasi cosa, è aggiornamento vita privata, amore. Allora, la mia vita privata procede tranquillamente, non sono fidanzata, anche se qualcuno di voi mi ha detto sei fidanzata, ti vedo con gli occhi innamorati. No, ragazzi, non sono assolutamente fidanzata, semplicemente perché in questo periodo non mi sento di intraprendere una relazione, non mi sento abbastanza concentrata per intraprendere una relazione. È vero che si dice sempre che l'amore arriva sempre quando meno te l'aspetti, quindi boh, vedremo. Però per il momento io non sto cercando Cupido e quindi Cupido si guarda bene dal venirmi incontro. E quindi sì, questa è la prima domanda. Poi la seconda domanda è: come vivere da sola con un cane? Come vivere da sola in generale? Allora, vivere da sola in generale sono gioie e sono dolori. Sapete che io sono qua a Milano da 5 anni, quindi ho potuto provare a 360 gradi veramente vivere da soli, perché sono stata un anno in collegio con delle suore, mentre gli altri anni sono stata completamente da sola in una casa mia. E devo essere sincera, quando sono scesa giù in Sicilia lo scorso mese, sono stata appunto un mese intero giù e ho seriamente pensato di tornare giù in Sicilia per un periodo, non so quando, anche perché io qua a Milano sono in affitto, quindi posso andare quando voglio, perché non lo so, cioè in realtà lo so perché comunque a me manca tantissimo la mia famiglia. Io non voglio che voi mi prendiate come una persona frignona, mammona, che ha bisogno per forza di stare con i genitori, perché non è così assolutamente, però io sono molto molto attaccata alla mia famiglia e ai miei fratelli e quindi in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, sto iniziando a risentirne tanto. Non so per quale motivo, non c'è un motivo specifico, però sento che preferirei stare con loro. Soprattutto ieri, non lo so, ieri mi sono messa a letto e stavo seriamente pensando, cioè, che volevo stare con loro, volevo stare insieme a loro, volevo stare proprio, non lo so. È complicato da spiegare, quindi sì, vivere da sola attualmente mi sta un po' pesando, non tanto dal punto di vista della casa, di fare le cose, quindi le cose stupide di tutti i giorni o le cose più importanti di tutti i giorni, ma proprio dal punto di vista affettivo, sento che attualmente preferirei stare con loro. Poi sapete che io sono una grafica, quindi a me per lavorare serve un computer e una connessione internet di base. Quindi potrei fare il mio lavoro tecnicamente ovunque. Ovviamente Milano è la città ideale per il mondo della moda, però sì, cioè io ho sempre messo la mia salute prima di qualsiasi altra cosa al mondo, anche prima del lavoro, quindi se questo stato di malessere interiore, questo stato di, non dico depressione, ma di tristezza del momento non dovesse passare, probabilmente penserei a tornare per un periodo alla mia famiglia e poi vediamo come va. E niente,
È stato difficile dirlo, ma ce l'ho fatta. E la domanda in realtà era come vivere da sola con un cane? Ovviamente non ho risposto. Comunque, vivere da sola con un cane è bellissimo. Mickey è l'amore della mia vita, è come se fosse un figlio per me, io lo amo. Anche lui sono gioie e dolori perché prendersi cura di un cane è molto difficile, molto molto difficile, perché devi pulirlo, devi sfamarlo, devi curarlo, devi portarlo dal veterinario quando sta male, devi renderlo felice, non può essere un cane, non puoi avere un cane e non renderlo felice, quindi non portarlo fuori, non farlo giocare, non trasmettergli amore. E avere un cane è una delle cose secondo me più belle che io abbia mai sperimentato finora. Poi, prossima domanda. Il tuo piatto preferito? Ti adoro, un bacio, amore. Io non vi ho, non ho scritto chi mi ha fatto le domande perché non sapevo se volevate essere citati, però comunque saluto tutte le persone che mi hanno fatto queste domande e mando tutti tantissimi, tantissimi bacioni. Allora, il mio piatto preferito, se mi conoscete bene, io l'ho già detto tante, tante, tante volte, ed è il purè di patate. Oh mio Dio, ragazzi, soltanto pensarci mi viene l'acquolina in bocca. Il purè di patate è sempre stato il mio piatto preferito. Io, nel mio immaginario, mi ricordo che è una delle primissime cose che ho mangiato qua in Sicilia. Non so se è la verità o se è soltanto una cosa che mi sono immaginata io. Però il purè di patate è veramente uno dei miei piatti preferitissimi, sia mio che di mia sorella, piace ad entrambe tantissimo. E infatti le mie zie molto spesso ce lo cucinano perché sanno esattamente che è il nostro piatto preferito. Quasi tutta la nostra famiglia sa che è il nostro piatto preferito in assoluto, perché è una cosa un po' inusuale. Di solito i piatti preferiti sono cose comunque elaborate, tipo che sono la lasagna, la pizza. A noi il purè di patate piace tantissimo. Bene, quindi sì, ho risposto anche a questa domanda abbastanza velocemente, sono stata brava. Poi, allora, qua inizio. Sta chiamando mia madre. Qua cominciano le domande un po' vietate ai minori, perché ragazzi siete stati dei porcellini, dei maialini. Avete fatto un sacco di domande vietate ai minori, cioè mi avete fatto morire. E io, vabbè, rispondo perché comunque sono domande abbastanza tranquille, non ho particolari cose da nascondere, quindi risponderemo anche alle domande piccanti. La prima domanda è: ti sei mai ubriacata? Questa domanda topic. Allora, no, ragazzi, parto immediatamente col dirvi no. Io non bevo e soprattutto non fumo, quindi non mi è mai capitato di ubriacarmi, anche perché quando magari era il periodo del liceo, delle scuole superiori, queste cose qui, che tutti i ragazzini un po' fanno i birbantelli, che vogliono bere, vogliono sentirsi più grandi, vogliono fumare, non solo sigarette, e ci siamo capiti. Io mi sono sempre opposta con tutte le mie forze e non mi sono mai fatta mettere piedi in testa da nessuno da questo punto di vista, quindi non ho mai fumato, non mi sono mai drogata, non ho mai bevuto fino a star male, quindi a ubriacarmi o vomitare, tutte queste cose qui. E sinceramente ne vado abbastanza fiera e orgogliosa, anche perché io tengo molto ai miei organi interni e quindi no, non mi sono mai ubriacata e penso che non lo farò mai. Prossima domanda è una domanda un po' porcellina, ovvero sei vergine? Liuba, tu sei vergine? No, Liuba è scorpione. Che battutone, wow, Liuba sei troppo divertente, brava, brava, fatti le battute da sola. No, ragazzi, non sono vergine, né di segno né di altro, ecco, non so come dirvelo, comunque no, non sono vergine. Quando sei piccola l'intimità la vivi in maniera completamente diversa da quando cresci. Io per fortuna non ho mai avuto rapporti prima dei 18 anni e di questo io ne sono molto contenta perché si sentono di ragazzine che veramente, cioè tipo 12-13 anni, io, no ragazzi, io 12-13 anni vi giuro che giocavo ancora con le Barbie, non scherzo. E se non mi sbaglio c'è anche una domanda: a che età? No, a che... Ah no, non me l'avete chiesto a che età ho avuto il mio primo rapporto, però comunque l'ho avuto sopra i 18 anni, quindi diciamo che ero in un'età in cui le cose le sapevo, in cui conoscevo benissimo come funzionano i vari rapporti fra persone, rapporti intimi, interpersonali, e sapevo distinguere esattamente cos'era l'amore da ciò che non era l'amore. A posteriori ovviamente avrei preferito aspettare un po' di più, aspettare una persona diversa da quella con cui lo feci,
in passato, però ovviamente non mi pento di tutto ciò che ho fatto, perché comunque tutto ciò che ho fatto mi ha portato ad essere la persona che sono in questo momento ed io mi ritengo una persona abbastanza razionale, una persona che sa ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che si fa, ciò che non si fa. So di essere una persona abbastanza completa, ovviamente non mi ritengo una persona perfetta, ho fatto tantissimi sbagli nella mia vita, probabilmente ne farò altrettanti, però per il momento mi ritengo abbastanza soddisfatta di me stessa, anche da quel punto di vista. La domanda era sì o no, dovevo dire no e basta, invece vi ammorbo sempre con i miei pipponi filosofici, perché cioè, nei miei video c'è sempre la parte liuba per il sociale e quindi sì, vabbè, comunque continuiamo. Ah, l'altra domanda è sempre una domanda un po' porcellina. Vabbè, porcellina. A che età il tuo primo bacio? Non me lo ricordo. Mi ricordo che ero a Punta Secca, quindi nella famosissima spiaggia di Montalbano, e il mio primo bacio l'ho dato con il gioco quello della bottiglia. Sapete che si gira tipo e tu devi baciare la persona che si ferma la bottiglia, vabbè, quelle robe lì. E mi ricordo che comunque eravamo un gruppetto di amici e probabilmente era un mio amichetto dell'estate, avrò avuto, non lo so, 9 anni, 10 anni probabilmente. Sì, il mio primo bacetto è stata una roba proprio così, così, un gioco, diciamo. Che lavoro volevi fare da piccola? Allora, io da piccola volevo fare tantissimi, tantissimi lavori. Volevo essere un medico, volevo essere un insegnante e volevo avere un negozio di scarpe. Questa cosa ve la devo raccontare perché fa troppo ridere. Praticamente io da piccola volevo un negozio di scarpe, volevo avere un negozio con tantissime scarpe, borse, vestiti, tantissime cose, però principalmente scarpe. E praticamente i miei genitori mi facevano: "Ah, che bello, vuoi avere un negozio di scarpe? Wow, bellissimo!" Così poi noi veniamo, tutte le persone se le guardano e se le comprano. E io tipo così: "No, ma io non voglio che gli altri le comprano, le scarpe sono tutte mie, gli altri non se le possono comprare." E tipo i miei genitori mi avevano detto una cosa del tipo: "No, Liuba, sei un negozio e le devi vendere." E io mi ero arrabbiata, mi ero messa a piangere tantissimo perché non volevo che gli altri comprassero le mie scarpe, quindi divertentissimo. Poi crescendo negli anni sono sempre stata indecisa sul lavoro che volevo fare perché mi sarebbe piaciuto veramente fare tanti tanti tipi di lavori diversi. Ho pensato di fare l'avvocato come mio padre, ho pensato di fare la psicologa come mia madre. C'è stato un periodo in cui mi sarebbe piaciuto fare l'ostetrica, poi così, vabbè, l'insegnante, quello è un lavoro che mi è sempre piaciuto un po' perché mi piace, non so, insegnare cose, cose strane, vabbè, comunque, tantissimi lavori e alla fine ho fatto uno dei lavori che secondo me è più bello del mondo, che è appunto la grafica, la stilista, moda. Bene, passiamo all'ultima domanda e poi vi lascio in pace anche perché devo farmi da mangiare perché ho fame. L'ultima domanda me l'hanno fatta su Instagram nel box informazioni ed è una domanda che mi viene fatta in continuazione, ovvero Eleni è la tua fidanzata? Tom tom tom! Se avete visto il nostro video Assumptions, se non ve lo siete visto, ve lo lascio qui. Eleni non è la mia fidanzata, ragazzi, vi prego, non è la mia fidanzata, è la mia migliore amica. Eleni per me è come una sorella. Me lo dite sempre, non so perché, forse perché io la chiamo amore nei video, tesoro mio, amore mio, ma è una cosa affettiva, è un amore, lo stesso tesoro che dico mia sorella. È la mia migliore amica, non siamo fidanzate e niente, quindi no, io e Eleni non stiamo insieme. E penso che questa sia la quarta volta che rispondo a questa domanda, ma c'è sempre qualcuno che me la chiede. Colgo anche la palla al balzo per dirvi che Eleni ha aperto finalmente un canale YouTube. Oggi sto facendo spam a tantissimi YouTuber. Prima Francesca, adesso a Eleni. Comunque anche Eleni ha aperto finalmente il suo primissimo canale, nonché unico. E quindi vi lascio anche il suo canale giù nell'info box. Ha già pubblicato due video fino ad oggi, magari poi mentre sto registrando ne pubblicherà un altro, non lo so. Però attualmente ci sono due video che sono troppo troppo bellini, andateli a vedere e se vi va andatevi anche a iscrivere al suo canale e al canale di Francesca. Bene, io ho finito con le domande, con tutto ciò che mi avete chiesto. Vi chiedo se vi va di lasciarmi altre domande con l'hashtag AskLiuba, quindi magari in un prossimo video Ask risponderò ad altre domande. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo video vi abbia intrattenuto e se è stato così mi raccomando lasciatemi tanti 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 pollici in su, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e se vi va attivate la campanellina così non vi perdete nessun video. E io vi mando
Un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Tantissimo. Che lavoro... non so parlare. Tantissime scarpe. Torno. Attualmente mi piace tantissimo, poi magari fra 30 anni ci sono i fantasmi in casa, aiuto.